sono tante scuole famose e essenziali che sono nati lì. 你像太极拳除了陈氏太极拳、杨氏、吴氏、孙氏、武氏，像我还有五行通背拳、八极拳、披挂拳等等都发源于河北。 Sì, per esempio, se prendiamo Tai Chi, a parte dello stile Yang, altri stili sono nati proprio in quella provincia. 我主要是练五行通臂拳和杨氏太极拳。 Lui è praticamente specializzato in Wuxing Tongbei, non so come tradurla, è lo stile Yang. 在座的这些学员们，去年有学习的，可能知道一些通背拳。 Oggi gli allievi presenti, che magari alcuni di questi hanno presentato anche l'anno scorso. Siccome Tai Chi è molto più diffuso, oggi parla particolarmente della Tongbei. In Cina abbiamo un detto molto antico, In Cina abbiamo un detto molto antico che è lo Tai Chi si pratica con i mossi morbidi, mentre il Bagua si pratica nel suo cammino, e mentre il Tongbei in questa scuola si pratica soprattutto attraverso il combattimento. Quindi questo stile Tongbei è molto famoso in Cina proprio per la sua pratica nel combattito. 但是这种拳是练时是以柔为入手。 Mentre quando noi iniziamo a praticare questo stile, iniziamo con attraverso gli allenamenti molto morbidi e suavi. 所以说它对健身也是很有好处的。 Quindi è uno stile che fa anche bene al benessere. 所以这种拳呢，在中国的北方。 比较盛行，而且深受年轻人的喜爱。 Per questi motivi è molto diffuso nel nord Cina, è molto popolato dai giovani in Cina. 它锻炼这个人的这个协调性和柔韧性。 Perché riesce di favorirci a migliorare la nostra flessibilità del corpo e armonia. Ok, grazie a tutti e ne parliamo dopo nella prossima. Speriamo che possiamo passare un bel momento stavolta. Master Wu? Mi chiamo Wu Wenwei. E la mia specializzazione consiste nella Xingyi Liuhe. Hanyo Qigong. 和推拿，我们中国有一句话叫“打得死，救得活”，就是既能要把你打了打败，又要能把你救活，这才是真正的中国功夫。I cinesi dicono che 打得活，riusciamo a combatterti fino all'amore, ma riusciamo anche a salvarti la vita. Quindi vuol dire che mettiamo la stessa importanza sia nel combattimento che nella medicina. 对，因为中国功夫是讲究养生养心修德。 Innanzitutto l'arte marziale è un'arte non solamente consiste nel combattimento, ma anche nel benessere, nell'allenamento interno, nel miglioramento di personalità, di virtù. Quindi possiede triple funzionalità. 第一, la prima funzione sarebbe l'autodifesa. 第二，它能够强身健体。 La seconda è ci porrà benessere fisico. 第三，它能够治病救人。 Il terzo può salvare anche la vita, ha una funzione anche medicinale. 所以练武的时候脑子里千万不要只想着打架。 Quindi quando pratichiamo l'arte marziale non dobbiamo pensare solamente al combattito, alla violenza. 这就是我个人浅显的领会。 È una mia comprensione banale da condividere con tutti. 好，就这样吧。 Grazie. 好，谢谢。
Bene, adesso cominciamo la pratica. No, se vuoi per registrare una. Però prima di cominciare, volevo chiamare qui il maestro Delio Murru, perché ho preparato come scuola, diciamo, un diploma di maestro, controfirmato da maestro Yushu e da maestri Wu Wenwei e Zhao Yanjun, a dimostrazione dell'affetto e della stima che mi lega al maestro Murru, che io considero come un fratello minore, ma non perché è meno bravo di me, solo perché è più giovane. Segue il maestro Joshua anche dall'inizio, dalla prima volta che è venuto in Italia, come sapete ormai nel 1995, e quindi come scuola mi farò consegnare dal maestro Joshua direttamente, Master Giorgio, Elio. Poi c'è un altro riconoscimento, che è un po', come dire, anche, scusate, un po', un premio alla pazienza, a uno dei miei studenti, anzi al mio studente più anziano, che ormai sono quasi 20 anni che mi segue, che mi sopporta, quindi un premio alla sua pazienza, ed è il diploma di istruttore senior Antonio Scicchitano. Ok, bene. Adesso possiamo cominciare il seminario.